I am Pepe. I am Pepe. I am Pepe. Continua il viaggio di FIPE Power Mag a conoscere gli atleti della nostra nazionale. Quest'oggi siamo con altri due bei personaggi delle nostre pedane, quindi partiamo immediatamente ad andare a conoscerli. Per cui iniziamo rispondendo prima Mirko, poi Sergio. Nome? Mirko Zanni. Massida Sergio. O Sergio Massida. Avete un soprannome? Vabbè, a me chiamano Vec. Lui no, a me mi chiamano Sergio e basta. Quanti anni avete? Tocca a te rispondere. No, 26. Io 21, 22 fra poco. Tre aggettivi per descrivervi. Oddio. Vabbè, costante sicuramente, poi oserei dire grintoso quando serve. E vabbè, sempre sorridente, quello è un must. Ma io sicuramente solare, permaloso e orgoglioso. Strappo o slancio? Strappo. Slancio non è il nostro sport, non è la nostra disciplina. Girata o spinta? Girata. Ma proprio a occhi chiusi. Cosa ruberesti tecnicamente al tuo compagno? È una cosa molto particolare, la capacità di arrivare al massimale più spesso. Beh, io forse le gambe, perché nonostante io sia abbastanza forte di gambe, però lui c'ha un'esplosività di gamba superiore alla mia. Avete un pesista o una pesista che vi piace particolarmente in ambito internazionale o anche all'interno della nostra squadra? No, io no. Io internazionale sì, maschile Shizhong, cinese, femminile Loredana Tommo. Primo sport praticato? Oddio, nuoto. Io, come certi sanno, certi non si aspetteranno, ho fatto latinoamericano, danza latinoamericana. È la vita. Come siete arrivati alla pesistica? Attraverso mio padre che mi ha portato in palestra, poi da lì insomma ho continuato per un errore. No, io ho iniziato a iscrivermi in palestra per rimanere un po' attivo, diciamo, e poi mi sono ritrovato in mezzo ai pesi, per fortuna, oserei dire. Qual è il vostro sport preferito da guardare in TV? Ma in realtà io andrò controcorrente, ma non guardo sport in TV, devo essere onesto. Sinceramente manco io, forse il basket mi piace, però non lo guardo più di tanto. Sergio? Sì, io guardo, mi piace il basket, ma non lo guardo più di tanto, quindi ti direi niente da guardare in televisione. Se vincessi 10 milioni di euro, qual è la prima cosa che compreresti? La prima cosa che comprerei? Vai. Con tante cose. La prima cosa che comprerei? Probabilmente una bella casa, sì. Sì, io pure comprerei una casa. Qual è il giorno più bello che ricordi in questo momento? Assolutamente l'Olimpiade, quello non si batte. Beh, a livello sportivo io non posso che non dirti l'argento mondiale. Mentre quello più brutto? Quello più brutto, diciamo che è stato il periodo pre-Olimpiadi, dove comunque non stavo bene, e ovviamente insomma, con la possibilità di fare medaglia, insomma un pre-Olimpiade così ti mette abbastanza ansia, quindi probabilmente quello. Ma io quello più brutto penso quando mi sono rotto la schiena al mondiale in Grecia, però comunque è stato un gran sprono, diciamo, per fare meglio quando mi sono ripreso, quindi è stato brutto ma mi ha portato comunque a dare il meglio di me una volta riniziato a allenarmi.
Qual è la prima cosa che fai al mattino? Non si può dire, non ti dico apro gli occhi perché li apro dopo, vabbè, mi alzo e faccio colazione. No, io do da mangiare ai gatti in realtà. E l'ultima cosa che fai la sera prima di andare a dormire? Guardo un po' di video su YouTube. Sì, io pure. Cosa ti fa innamorare di una persona? Aspetta, qua c'è da chiarire la domanda però, di un soggetto femminile o in generale una persona? Cosa ti fa innamorare in una ragazza? Ok, ma sicuramente il carattere, quello indubbiamente. Allora io a primo impatto così vado matto per le ragazze con gli occhi chiari o con gli occhiali. Poi il carattere una volta conosciuta conta tanto. In caso di un tradimento, non solo da parte di una fidanzata, ma anche di un amico, sei uno che è capace di perdonare? No. Tutti e due? Sì, no. La maggior ragione sugli amici. Sì, più sugli amici. Sugli amici, sì, è un no tassativo proprio. Hai un sogno ricorrente? Ma adesso vabbè, il sogno è quello delle Olimpiadi, di fare la seconda medaglia, step by step. Un sogno reale, che fai di notte mentre dormi? Ah, no, in realtà no, sono molto strani anche i suoi sogni, sono molto strani, sì, ci divertiamo a raccontarceli, sì, però no, nel ricorrente no. No, un sogno ricorrente nemmeno io, ho dei ricordi di sogni passati ricorrenti che non ho mai capito che cosa volessero dire, però ultimamente no. Hai un piercing? No. No. Tatuaggi? Sì, quelli che non ho io neanche lui. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? No, non sono superstizioso. Io mi fermo. Io o giro strada, o giro, faccio inversione di marcia o aspetto che passi qualcuno. Sembra che non sono di fretta se non passo, sti cazzi. Che animale vorresti essere? Oh, bella domanda questa, questo onestamente non ci ho mai pensato. Io ti dico un'aquila, forse un ghiro, così dormo sempre. C'è qualcosa che ti fa paura? Attualmente no. Allora, io qua c'è da fare una parentesi, perché io non c'è una cosa che mi fa paura, però per esempio io non passo sopra le gratte. Sempre che non sono obbligato, io sopra le gratte non ci passo. Potrei dire il formaggio io, però. Tu una fobia. Ha paura il formaggio. Sì, lui è una fobia sprenata per il formaggio. Dove vorresti vivere? A me piace l'Italia, anche se ti dico la verità, vivrei in tanti altri posti. Allora, io se fosse un posto meglio, un paese governato meglio, ti direi l'Italia, però in questo momento con il paese che abbiamo ti direi o Spagna o Portogallo. Film preferito? Preferito sulle serie, sì, sui film, ma diciamo Fast and Furious, i primi. Io non ho un film preferito, sinceramente, guardo un po' tutto, quindi non c'è una cosa che preferisco più degli altri. Un piatto preferito? A me non piace mangiare, quindi posso dirti pizza per essere mainstream. No, io la pasta alla carbonara, ci vado matto. Che genere musicale ascolti abitualmente? Dipende dal mood, un po' di tutto. Io principalmente rap, sia italiano che americano. C'è qualcosa che ti infastidisce particolarmente? Le persone, sì, tante cose, sì, no, certi comportamenti delle persone, o comunque sì, certi ragionamenti, quello soprattutto, o l'attesa mi infastidisce proprio tantissimo. Io dipende dal giorno in realtà, perché ci sono giornate in cui non posso, cioè mi dà fastidio qualsiasi cosa, e giornate in cui sono abbastanza tollerante, quindi è un po' alla giornata. In vacanza dove e con chi? Questo è interessante. In Giappone con amici, 100%. Io ti direi in America perché è un sogno, cioè una cosa che voglio fare una volta che smetterò, quindi ti dico in America, tutta la costa ovest, con anche con la fidanzata, avendola.
avendola in futuro. Prima o poi. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa? Bah, giocare al computer, guardare film, video su YouTube, se rimango in casa. Sì, io in casa lo stesso, o al computer oppure mi guardo qualche anime in televisione. Mentre se esci? Possiamo rispondere alla pesca tutti e due. A pescare tutti e due, confermi? Sì, a Formia andavamo, sì, bellissimo. Caspita, bello. Il tuo sogno più grande? Arrivare ad avere una stabilità economica non indifferente. Sì, io mi aggrego. E poi viaggiare tantissimo. Ti avrei detto le Olimpiadi, ma ormai ci sono dentro con tutte le scarpe, quindi non è più un sogno, ma ormai è solo una cosa da concretizzare. Quindi sì, ti dico anch'io avere un budget abbastanza importante da potermi permettere di fare qualsiasi cosa io voglia. Da 1 a 10, quanto contano per te soldi, amici, medaglia olimpica? Medaglia olimpica 10, gli amici sono 10, i soldi posso dirti secondo me 8-9. Se vogliamo fare poi una scala. Sì, concordo. Sei però molto... ti direi mettere comunque avanti la famiglia. No, tutta. Vabbè, certo, quello indubbiamente, sì. Sei molto social, sei molto presente sui social? Per niente. Ma io 70%, diciamo, non sono uno assillato dai social, diciamo, però mi tengo in aggiornamento. Come ti immagini tra 20 anni? Onestamente non mi immagino, non ne ho idea, cioè il bello è anche quello, non sapere le cose. Beh, io cerco di fare il meglio che posso adesso, quello che mi sto vivendo, poi fra 20 anni si vedrà, ovviamente, sperando di non essere ancora in palestra. Hai già qualche obiettivo al di fuori, una volta finita la tua carriera sportiva? Ma sì, beh, ho un po' di progetti, dall'aprire una palestra, all'allenatore, insomma, poi si vedrà. Quello non lo so, però. Io pure ho in mente già cosa fare, mi sto già muovendo per creare, diciamo, il mio ambiente ideale una volta finita la carriera, però non facciamo spoiler. Hai un rito scaramantico prima di entrare in gara? No. Allora, io in realtà sì e no, perché allora io mi tocco prima di entrare in pedana, la gente pensa sia una cosa per scaramanzia, invece è solo un'abitudine che faccio anche in palestra, quindi diciamo che ormai è diventato come un rito scaramantico. Ma la cintura, Mirko, cos'è cambiato rispetto a Ce n'è quella un che è un rito scaramantico anche quello? Ma sì, a cintura ce n'è un'altra che arriverà fino alle Olimpiadi e spoiler si sta già rompendo. Stavo per dirlo io. Quindi arriverà anche quella tutta scocciata molto Però c'è da dire anche una cosa, per Tokyo ha provato fortuna la cintura scocciata. No, quella cintura quindi... però era la cintura, cioè quella proprio si batte. 30 anni di cintura è già un record così. Siamo ormai a poche settimane dai campionati europei, tappa importante, sempre il discorso di avvicinamento e qualificazione per Parigi, per le Olimpiadi di Parigi. Cosa ti senti di dire al tuo compagno in preparazione a questa edizione olimpica? Ma allora. Soprattutto tenendo conto che Mirko sei già medaglia olimpica a Tokyo. E quindi è già una grande esperienza. Ma diciamo che sì, l'esperienza sì, però ci sono i pro e i contro di tutte e due le situazioni, perché in ogni caso prima pre-medaglia tu hai la foga, tu devi fare la medaglia, quindi comunque allenamenti andati male pesano molto sulla preparazione, perché vai in ansia, insomma, mezza depressione, cose varie, quindi da un certo punto di vista è molto più pesante. È anche vero che poi è anche molto più stimolo, perché giustamente, cioè, hai fame, quindi devi mangiare per forza, devi fare la medaglia. Adesso che diciamo la medaglia l'ho fatta, la fame viene meno, cioè comunque ce n'è molta, però non come la prima, devo essere super onesto. E la difficoltà più grande poi è, insomma, gli allenamenti, perché dopo 14 anni di pesi inizia, Si fa sentire. il corpo inizia a bussarmi ogni tanto, a dirmi: senti, quando la vuoi finire?
Però no, vabbè, lui è ancora agli albori, quindi se la deve Quindi godere cosa gli diresti a Sergio? appunto. Che se la deve godere, cioè se la deve godere proprio al 100%, perché poi certi momenti non tornano più. Beh, io non posso dirle niente in realtà, perché comunque io sono l'ultimo arrivato, diciamo, nella famiglia olimpica, quindi non potrei mai, è come cercare di insegnare qualcosa al tuo maestro, quindi non posso dirle niente. Però c'è una perla detta da un vecchio saggio, che non dirò chi, dove se gli europei vanno male, le Olimpiadi vanno bene, quindi Non è che se vanno male, è che non devi vincere gli non europei. bisogna vincere gli È europei. una regola quella. una Ok. regola, è una regola. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la disponibilità per questa chiacchierata. Vi faccio ovviamente un Grazie a te. grandissimo in bocca al lupo per i campionati europei, dove ovviamente torneremo a parlare con voi, ma soprattutto per tutto il resto del percorso per arrivare a Parigi. Grazie mille. Grazie a te. E buon lavoro, a presto. Grazie. Ciao, ciao. I am Pipe. I am Pipe. I am Pipe.